punti firmati Agustin Caffaro, 2-0, li sono in termine, primo possesso anche per gli ospiti, si alza dalla lunga distanza molto molto positiva quella del numero 8 giallo-blu, che ora si alza dalla lunga distanza, punisce dei propri compagni un po' strati con l'attacco di Piombino in questa azione. Almansi gioca il blocco di Berra, poi si prende il palleggio, arresto e tiro. La vittoria interna settimana scorsa contro Salerno, dato il suo apporto, e Cone lascia di tutta la difesa di casa, poi regala, che trova spalla canestro Ezzardo, che è rimasto contro Lanzi, raddoppiato, fa uscire il pallone, palleggio, arresto e tiro di Piccone. 9, più della metà dei punti di Lallison Interni trovano la firma di Capitan Tommaso Lanzi, ancora Piccone in ritardo, però la difesa, lo sguardo al ferro, Galassi è con lui, Fabiani accetta il cambio, Venucci inventa trovando Bezzardo, perso dalla Rocco Okiglievic, Piccone chiude il palleggio, deve andare da Venucci, un secondo per andare al tiro, Venucci inventa, che canestro di Mattia per la Solbat. Okiglievic si apre, si prende la tripla senza paura, il molla il rimbalzo, ne approfitta Bezzardo che si mette spalla canestro contro lo stesso giocatore ex NPC Rieti, altra bomba di Okiglievic, questa molto più ai propri giocatori. Almansi inseguito da Galassi, va a finire in fondo il 23 che non trova canestro. Galassi, l'uscita di Piccone, di lui c'è Caffaro, si va ad Almansi, alla fine costruisce un buonissimo tiro Piombino, appena messa una si prende anche questa, la sbaglia, rimbalzo a mismatch Azzaro, extra possesso, rimbalzo offensivo però per gli ospiti, una nuova chance di quindi andare a punti. Piccone alza per Berra, che questa volta non Lanzi, cioè Parano si alza da tre punti, sbaglia, Venucci vuole far correre Longo che va fino in fondo, parità a quota 30, Venucci tanto gestisce lui il possesso, consegna per Piccone che si prende la tripla da 9 metri, Fabrizio Piccone, il gioco di parole, Berra trova Azzaro che batte il close out di Loro e poi fa una gran cosa, la sbaglia, vola Loro, controlla Piccone, spinge dall'altra parte Piombino che va fino in fondo con Almansi che trova due punti, maglia numero 11 che poi va da Piccone, si cerca e si trova spalla canestro Berra contro Fabiani, lo porta sotto canestro e trova due punti che poi lascia a Longo, Berra si prende il tiro, lo manda a bersaglio mentre Lampenucci finisce per terra, Valesi ne approfitta, Venucci che giocatore, ultimo minuto di terzo quarto, Venucci lascia sul posto, anzi sbaglia la tripla, a rimbalzo vola Bezzardo e questo quarto, l'ultimo quarto è per Stefano Longo, Okiglievic alta tripla frontale del 33, avversario Zarto, ok segnato per Piccone, si va lungo il perimetro da Longo, la tripla di Venucci in angolo, momento di Naomi sullo scadere dei 24, tripla che diventa un passaggio per Venucci, perso Longo che si protegge, segna, subisce il fallo, niente col tiro libero, rischia di essere la tripla della staffa che avvicina notevolmente Brianza questo basket alla vittoria, che roll tra Venucci e Azzaro, secondo gli arbitri Longo non aveva ancora la palla in mano, Berra spalla canestro contro Nonkovic, si gira, che eleganza Lautaro Berro, trova Azzaro, spalle a canestro, pasticcia col controllo del pallone, Venucci si alza, non mette il braccio Loro, con grande coraggio, con grande personalità Nicola Nonkovic, Berra va fino in fondo, risponde trovando Berra, Venucci si prenderà lui probabilmente la soluzione, no, fa una cosa intelligente perché vede Azzaro con della Osman Crema, Lanzi butta via un pallone, tripla di Azzaro a bersaglio, bambino a meno movimento di Venucci, ne lascia lì due, regala un altro cioccolatino a Berra che poi aiuta la mano destra, Brianza vince un match molto importante, ora lo possiamo definitivamente dire, anche se Piccone manda a bersaglio un'altra tripla e fa 90.